con un teaser e poi con un intero trailer, la Universal ha mostrato un'anteprima di quello che potremo vedere nelle sale il 14 febbraio 2017 con 50 sfumature di nero, il sequel di 50 sfumature di grigio uscito nel 2015. Questa volta niente regole, niente punizioni e nessun segreto. A giudicare dalle immagini rubate sul set alcuni mesi fa, tra il personaggio interpretato da Dakota Johnson, Anastasia Steele, e quello sexy e autoritario di Jamie Dornan, ovvero il misterioso Mr. Grey, l'attrazione continua a essere ai massimi livelli, tormentata, come sempre, da una passione travolgente, tra tentativi di allontanamento e attimi di bollente riappacificazione. Insomma, il successo del secondo film sembra destinato a ricalcare quello del primo, che era uscito per San Valentino e aveva ottenuto incassi record in tutto il mondo dopo il primo weekend di programmazione, raggiungendo la cifra di 311 milioni di dollari in soli 8 giorni, di cui 8 milioni proprio in Italia. Anche questo film arriverà nelle sale a febbraio, a San Valentino, proprio come è avvenuto per il primo, quando sono stati venduti 2,75 milioni di biglietti in prevendita in 39 nazioni, facendo raggiungere al film il record della storia del cinema.